Autunno 1913. Un battello in navigazione sul canale della Manica cala in mare una scialuppa. L'equipaggio avvista qualcosa che galleggia. È un cadavere. Forse la soluzione di un caso che ha suscitato scalpore in tutto il mondo. Domina le prime pagine della stampa internazionale. Il noto ingegnere tedesco Rudolf Diesel è scomparso nella Manica in circostanze misteriose. Si parla anche di omicidio. Ventun anni prima, a Berlino, domina un clima di euforia. L'imperatore Guglielmo II ha progetti ambiziosi. Vuole fare della Germania una potenza mondiale. L'industria conosce un periodo di crescita tumultuosa che non accenna a rallentare, ma c'è un problema serio. Le macchine a vapore impiegate per la produzione sono efficienti, ma consumano quantità immense di carbone. Da oltre un secolo la tecnologia non è riuscita a sviluppare una forza motrice migliore. L'industria e l'esercito hanno immediato bisogno di un motore di nuova concezione. Per altri versi, l'impiego della tecnologia a vapore impone un pesante tributo. Le macchine tolgono lavoro agli operai, riducendoli in povertà. I vantaggi sono tutti per i padroni delle industrie. Il giovane ingegnere Rudolf Diesel vuole cambiare questo sistema e costruire una macchina motrice innovativa e alla portata di tutti. Diventa la sua principale ragione di vita. In realtà Diesel ha origini umili. Conosce molto bene le difficili condizioni di vita degli operai e dei piccoli artigiani. È pienamente convinto che la sua intuizione renderà il mondo più equo. Lavora con tutte le sue forze per sviluppare il progetto di un motore rivoluzionario. Deve essere piccolo e maneggevole, ma soprattutto economico. Sarà un motore ad altissime prestazioni, qualcosa di mai visto prima. Berlino, 1892, quartier generale della Marina Imperiale. È stata convocata una riunione segreta di assoluta importanza. Questi alti ufficiali stanno per ricevere un incarico strategico. Il Kaiser Guglielmo II intende allestire una flotta così potente da contendere agli inglesi il dominio dei mari. L'attenzione dei militari cade immediatamente su Rudolf Diesel e il suo innovativo motore. A pochi chilometri dal quartier generale della Marina, Diesel spiega al figlio come funziona la sua invenzione. È un approccio rivoluzionario. Nel motore l'aria viene riscaldata fino a centinaia di gradi solo mediante compressione. A questo punto basterà iniettarvi il combustibile per avviare l'autocombustione. È giunto a quest'idea osservando un comune accendisigari a compressione. In un bulbo di vetro l'aria viene compressa velocemente e l'innesco si accende per il solo calore generato dalla pressione. Con una pressione ancora maggiore, spera di incendiare qualsiasi combustibile. Ma non trova interlocutori disposti a seguirlo in questo progetto. Sostengono che nessun materiale potrebbe resistere alla pressione. E poi, come iniettare il combustibile? Nonostante le tante questioni ancora aperte, Diesel scrive a decine di aziende. Se non trova degli investitori, non potrà costruire il prototipo. Accumula un rifiuto dopo l'altro, ma ha ancora un'ultima speranza. Heinrich von Butz, direttore della fabbrica di automezzi Mann. Ordina al suo ingegnere capo di esaminare il progetto di Diesel. È consapevole che un'alternativa alle antiquate macchine a vapore potrebbe arricchirli tutti. Dall'ufficio brevetti di Berlino arrivano notizie negative. La richiesta di registrazione è stata respinta perché il progetto risulta simile ad altri. Allora Diesel formula la domanda in maniera diversa e ottiene il via libera. Nel frattempo, Rudolf Diesel attende con ansia la risposta del direttore della fabbrica Mann, Heinrich von Butz. Diesel ottiene l'approvazione di Butz per la costruzione di un prototipo del motore, ma l'industriale vuole coinvolgere un altro finanziatore. Diesel scrive in tutta fretta un testo, a metà tra divulgazione e campagna promozionale.
ripone molte speranze nella pubblicazione, che dovrà suscitare curiosità nei nuovi investitori interessati al suo motore. Ora dipende tutto da questo. Un giorno Diesel viene invitato a Villa Hügel, la residenza dei Krupp, potente famiglia di industriali. Hanno letto con attenzione il suo testo e ne hanno intuito le grandi potenzialità. Diesel viene ricevuto dall'industriale più potente dell'impero tedesco, Friedrich Alfred Krupp. Con Diesel e con la fabbrica Mann, che prevede il rapido sviluppo e la realizzazione di un prototipo. Forse anche il Kaiser, appassionato di tecnica, ha letto il libro di Diesel e non c'è dubbio che un simile motore potrebbe contribuire al suo ambizioso disegno di espansione. 10 agosto 1893, un giorno importante per Rudolf Diesel. In molti sono accorsi nella speranza di assistere al suo fallimento. Infatti, oggi avvierà il suo motore per la prima volta. I prossimi minuti saranno decisivi. Diesel deve convincere i meccanici diffidenti che il motore si basa su un'intuizione esatta e funziona. Una macchina a vapore consente l'avvio a vuoto del motore tramite una cinghia. Diesel ha lavorato per mesi solo per arrivare a questo momento. Dopo è il turno di Diesel, che mette in circolo il combustibile. Gli uomini hanno dato un nome al motore, l'amante oscura di Diesel. Poi succede qualcosa. Quello che inizialmente sembra un fallimento si trasforma presto in un trionfo. Quel pezzo saltato via è infatti la conferma tanto attesa. Il motore si accende. La teoria di Diesel è corretta. Ostentando sicurezza, Diesel annuncia che in pochi mesi riuscirà a produrre in serie il suo motore. Rudolf Diesel ha verificato ogni cosa innumerevoli volte e ha portato modifiche al progetto in costruzione. Tuttavia, il motore continua a non funzionare da solo. Deve essere sempre mantenuto in movimento dalla cinghia di una macchina a vapore. Ora si prepara un nuovo tentativo. Non gli resta molto tempo. Boots è sempre più impaziente. Diesel ha rivisto ogni singolo componente e costruito un sistema di iniezione ad aria compressa. I primi risultati delle misurazioni sono incoraggianti. Diesel sente di essere sulla buona strada. Quando va a spiegare i passi successivi a un operaio, questi non presta attenzione alle parole dell'ingegnere, ma osserva stupito la cinghia. A quel punto anche gli altri notano qualcosa di strano. La cinghia sta penzolando e questo può significare una cosa sola. Il motore gira da solo, senza alcun aiuto esterno. Diesel ce l'ha fatta. È la prova tanto attesa. Il motore ad autocombustione può funzionare. La notizia arriva alla borsa tedesca e l'effetto è dirompente. Le azioni della fabbrica Mann raggiungono presto quotazioni altissime. Ora nulla ostacola il successo di Diesel. Viaggia senza sosta in tutto il mondo per vendere le licenze di produzione del motore. Gli industriali accorrono a stipulare i contratti. In breve tempo diventa milionario. Ma prima che se ne renda conto, la sua invenzione lo trascinerà nel vortice dei giochi politici. La Germania procede senza sosta nella costruzione della sua marina imperiale e gli ingegneri hanno già richiesto il nuovo motore per le loro navi. Ma ricevono un inatteso rifiuto. Diesel fa sapere che il suo motore non è disponibile per scopi bellici. Una decisione che genera malcontento. A Berlino, i tamburi della guerra risuonano sempre più cupi. Gli ammiragli fanno proiettare filmati sulle manovre della flotta inglese e studiano nuove strategie. Tutte le tecnologie utili a scopi bellici non devono assolutamente finire all'estero. Tra le ultime si è aggiunto anche il motore diesel.
Boots è stato esortato a non concludere alcun contratto con le officine britanniche Vickers, finalizzato alla produzione del motore diesel. In nessun caso i recenti sviluppi nel campo motoristico devono finire in Inghilterra. Con l'invenzione del suo motore, Diesel ha guadagnato milioni. Ma con il tempo la situazione si fa sempre più critica. Il brillante ingegnere si ritrova ad avere problemi finanziari. Sua moglie ancora non lo sa, ma il patrimonio di famiglia si è molto assottigliato. Alla fine di settembre del 1913, Diesel prepara un viaggio in Inghilterra per incontri di affari e l'inaugurazione di una nuova fabbrica dei suoi motori. Il 29 settembre 1913, Diesel parte sul piroscafo Dresden per la traversata della Manica alla volta della costa inglese. Cena con colleghi e amici. In seguito, tutti testimonieranno che è stata una serata allegra e serena, trascorsa tra molte risate e discussioni sui progetti futuri. Diesel si congeda per andare a letto, ripromettendosi di riprendere gli argomenti il giorno dopo. Ma non sarà così. Quella stessa notte, Diesel scompare senza lasciare traccia. Dieci giorni dopo, una scialuppa dell'imbarcazione olandese Corsen scopre il cadavere di un uomo che galleggia in mare. I marinai sono al corrente della misteriosa scomparsa del famoso ingegnere. Il corpo è già in avanzato stato di decomposizione e irriconoscibile. Il capitano non fa portare a bordo il cadavere. Vengono prelevati gli oggetti personali che si trovano nelle tasche del morto. Pochi giorni dopo, gli oggetti vengono riconosciuti da uno dei figli di Diesel come effetti personali del padre. La famiglia è confusa, ma non appena vengono alla luce i problemi finanziari di Diesel, una spiegazione appare la più ovvia: il suicidio. Molti sospettano che in quella tragica notte, a bordo della Dresden, Diesel sia caduto vittima di un complotto e sia stato quindi assassinato. Durante le indagini ufficiali salta fuori la sua ultima lettera. Poco prima della partenza, Diesel ha scritto alla moglie e il contenuto della missiva esprimeva un chiaro entusiasmo. Per gli oppositori della teoria del suicidio, l'idea che un uomo in tale stato d'animo si sia tolto la vita è assolutamente inverosimile. E non è tutto. La chiave della valigia è stata trovata ancora inserita nella serratura, come se lo avessero interrotto mentre la stava aprendo. Ha forse ricevuto una visita inattesa? Si è trattato di omicidio? O Diesel si è davvero tolto la vita in quella notte di settembre? Il mistero rimane.
Il motore a combustione interna a quattro tempi, noto comunemente come motore a scoppio, è quello usato nella maggior parte degli autoveicoli moderni, soprattutto le automobili. Esso è alimentato con un carburante liquido, in genere benzina, che viene miscelata con aria e vaporizzata prima dell'immissione nel cilindro. L'immissione avviene nella fase di aspirazione, durante la quale il pistone, scendendo, fa entrare nel cilindro la miscela benzina-aria attraverso la valvola di aspirazione. Durante la compressione, entrambe le valvole sono chiuse, in modo che il pistone, risalendo, possa comprimere la miscela aria-benzina riscaldandola. Al termine della compressione scocca una scintilla tra gli elettrodi della candela, comandata dall'impianto di accensione. L'energia chimica liberata dalla combustione della miscela aria-benzina spinge il cilindro verso il basso, dando origine alla fase di espansione, durante la quale si produce lavoro meccanico. Durante l'ultima fase, il pistone risale e si ha la fuoriuscita dei gas combusti attraverso la valvola di scarico. Il movimento delle valvole è comandato da un meccanismo a camme e il moto del pistone viene trasmesso a un albero a gomiti. In genere, per rendere il moto più regolare, si usano più cilindri, 4 o 6, che agiscono sfasati opportunamente tra loro sullo stesso albero a gomiti.